Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, il professore qui. Oggi è il primo video che facciamo in italiano. Gioco con questo mazzo, questa versione di Logbait. Faccio quattro partite di fila in ladder, al momento mi trovo in Lega 5. E vediamo come va. Le gioco e se le vinco, se le perdo, le perdo. Allora, prima partita siamo contro Menor de Farafal. Io sto usando la torre della duchessa. Qui siamo ancora a livello 13, quindi io al momento ho tutte le carte al 14, quindi va bene. Allora, lui gioca scheletrini, spirito di ghiaccio e mago di ghiaccio e fireball. Vediamo che mazzo potrebbe avere. Uso anche il log, ma ovviamente non prende niente. Il mago di ghiaccio lo lascio entrare, tanto faccio le matite. Lui gioca qui il Pekka dal fondo, che mazzo strano. Sì, ridi, ridi. Rido anch'io allora. Gioco la principessa e penso di poter difendere il Pekka con la gang di goblin. Vediamo, in caso giochi qualche incantesimo, magari una zappa o qualcosa, c'ho comunque la torre inferno. Gioco il cavaliere, infatti gioco il cavaliere per salvare la principessa e poi gioco la torre inferno per i domatori. In questo modo lui deve cos è costretto a usare il log sulla principessa. E aspetto un attimo prima di giocare un altro barile. Tanto se giochi il barile comunque riesce a fare solo un colpo, un goblin, quindi è un po' sprecato. Magari gioco prima gli scheletri così comunque spreca tre pugnali. E poi gioco il barile, così magari faccio qualche danno in più. Ah, buona difesa per lui. Ha giocato spiritello e scheletrini. A questo punto difendo solo con la gang di goblin, che penso sia sufficiente. Lui mi gioca log. Adesso gioco cavaliere evoluto con gli scheletrini e non penso che possa difendere in nessun modo. Lui usa lo spiritello, ma non basta. Vedrai che gli scheletrini si connettono a torre. Sa che fortuna, madonna. È stato fortunato, però continuo ad attaccare perché il mio cavaliere sta ancora tankando. Lui spreca di nuovo il log. A questo punto vado di gang di goblin. Che sfiga, ha giocato la fireball al momento giusto. Qui potevo in effetti predittarla un minimo. Vabbè, ho fatto un errore io. Pazienza. Gioco il log solo per il mago di ghiaccio. Continuiamo ad attaccare. Ha un deck davvero strano. Gioco un butto di scheletrini giusto per bloccare lo spirito di ghiaccio in modo da prendere l'inferno con più punti di vita possibili. Gioco log per quella lapide che mi sta un po' dando fastidio. Sono in un buon vantaggio di danno, quindi basta che tengo il vantaggio. La sua torre si scarica sul cavaliere, così posso andare. Lui probabilmente bufferà il log, invece no. Guarda, guarda quanti danni prende, guarda quanti danni prende. Qui blocco solo con gli scheletrini, ecco, perfetto, ho vinto. A questo punto probabilmente lui non riesce più a difendere la mia gang di goblin con la principessa e vedrete che prendo la torre. Sì, bella vittoria, buono. E qui ovviamente l'emoticon è un must. Ok, prima partita è andata, andiamo direttamente nella seconda. Qui mi manca uno per salire di lega, vediamo cosa riesco a fare. Ok, sono contro Tottoi, ormai tutti usano la torre della duchessa, quindi va ben così. Partiamo col barile. Il barile va messo in questo esatto punto, in caso lui avesse la tornado non riesce ad attivarsi la centrale. No, ho fatto due colpi alla torre, non so come sia stato possibile, ma va bene. Qui devo per forza giocare il cavaliere per distrarre il mortaio e poi devo andare con i goblin per distruggere il mortaio, che penso di riuscire a distruggere. Lui gioca log molto buono. Non spreco altro elisir sul mortaio perché penso di prendere solo un danno, però guardate a sinistra quanto danno sono riuscito a fare, quindi sono già in un buonissimo vantaggio. E a questo punto, giusto per lui butta il mega minatore dal dietro, dal fondo. Mega minatore, non ho, scusa ovviamente, ha buttato il mortaio troppo indietro, non riesce a colpirmi la torre. Qui una bella giocata, se lo becca. Qui gioco gli scheletri, gioca l'incantesimo sul mortaio, mi sa che si arrende. Gioco
gioco la gang di goblin per predictare il minatore, la mia principessa rimane viva, lui gioca al log, a questo punto posso andare con la principessa che uccide gli scheletri e fa un bel po' di danno, solo un colpo più perché mortaio in effetti la bersaglia. La Fenice però ha sprecato 4 di Fenice, non capisco perché abbia buttato via l'incantesimo onestamente, ma meglio per me. Questo ragazzo viene dalla Sardegna, che è un'isola italiana. Stai parlando per l'italiano. Continua io. Ok, butto il cavaliere voluto con gli scheletri voluti dietro, così lui è costretto a usare il log e adesso la sua torre è scarica e probabilmente qui gioca anche la veleno e qui si prende un po' di dannini. Qui devo per forza lasciare andare, purtroppo qui mi sa che mi ha fregato, però in realtà la veleno ha quasi ucciso il suo mortale, quindi prendo solo 2 colpi, che diciamo che va bene, ha comunque un buon vantaggio. Qui butta la principessa dal fondo giusto per essere fastidioso, è un barile ancora, così lui spreca il log su di me. Purtroppo l'ho buttato dietro, così il suo spiritello è bastato. Gioco il cavaliere per distrarre, gioco anche la torre inferno giusto per andare sul sicuro, non voglio rischiare i colpi. Gioco anche la gang di goblin e, ok, lui gioca il log, gioco la principessa, lui si connette alla mia torre, penso che faccia solo un colpo. A questo punto parto di nuovo aggressivo con cavaliere e barile e penso che qui lui si prende un bel po' di danno, una veleno molto valida regalata, butto la torre inferno per predicare il portaio, very nice, qui ragazzi una bevutina di tazza non me la toglie nessuno, lui ovviamente butta quello ma ve l'ho predicato. Qui butto cavaliere per proteggere la gang di goblin, butterà forse il log alla Fenice, però si scarica la torre, butto la veleno per uccidere tutti i suoi scheletrini e fare danno e anche si becca anche un bel po' di colpi del goblin e a questo punto è fatta con la veleno, sì, buono, bella vittoria, potevo giocarmela meglio in realtà, però comunque una vittoria è una vittoria. Andiamo con la terza partita, qui ritiro i premi, okay, terza partita adesso sono in Lega 6, vediamo cosa riusciamo a fare. Vi consiglio questo deck perché è davvero forte, in attacco non è fortissimo, però ha una difesa davvero valida e potete difendere davvero contro qualsiasi tipo di deck, sia Cycle che Beatdown. E in più potete essere molto molto fastidiosi con questo barile, principessa al ponte. Insomma è un deck secondo me che vale la pena di provare. Qui butto il cavaliere per proteggere la mia principessa. Lui butta l'estrattore, quindi probabilmente sarà un golem. Molto probabilmente sarà un golem. Qui gioco un log per sperare di uccidere il principino dietro. E qua forse gli scheletri non erano necessari ma ho voluto buttarli per sicurezza. La principessa è davvero una delle carte più fastidiose che esistono. Qui butto la principessa e poi il cavaliere, lui gioca la tornado molto complicata per lui. Spero che il mio cavaliere sia sufficiente, penso di sì, ancora un colpo, perfetto. A questo punto lui non ha tornado, io penso che se vado con Gandhi Goblin e barile lui non possa difendere, ha la zap, perfetto, ma adesso non può difendere. Qui gli uccido il principino con la veleno e poi butto gli scheletri voluti sulla guaritrice e guarda forse riesco a prendere anche tutti i barberi perché non ha incantesimi in mano, la zappa l'ha appena sprecata e con uno ho difeso 9 uccidendo persino un'evoluzione, ho giocata ottima, li hanno uccisi non so come, probabilmente aiutati dalla loro torre e a questo punto parto anch'io aggressivo di nuovo con cavaliere, scarico la torre e barile. Lui gioca il drago elettrico, ma nei goblin vedrete che tireranno sulla torre perché è tutto bersagliato sul cavaliere. Ha giocato la zap, completamente inutile, torre è andata. E a questo punto difendo con la torre infernale giù solo per andare sul sicuro. Qui una bevutina non me la toglie nessuno e non mi ha ancora praticamente tolto, ancora toccato torre. A questo punto, butta l'estrattore, non lo capisco perché ha davvero poco tempo, lì come viene a partire con l'olio dal fondo.
però meglio per me, golem dal fondo lo butto adesso, io faccio tempo a ciclare un'altra torre inferno, quindi con 35 secondi ancora dalla fine penso che probabilmente ho vinto. Qui adesso piazzo in anticipo la mia torre inferno e qui gioco la velena in modo da danneggiare, uccidere le principine per danneggiare anche i dragonetti qui dietro. Colpisco anche la guaritrice, lui gioca la Evo Zap, qui devo stare attento, mancano ancora 14 secondi, ma penso che non arrivi a torre. 6, 5, qui mi sa che 4, 3, 2, 1 e debutina! Che culo! Posso dirlo? Che culo! Se mi tirava giù la torre qui avevo perso, perché poi non penso che sarei riuscito a tornare. Qui un po' ho fatto l'errore io di aver, che quando pensi di aver già vinto poi sottovaluti la partita e tendi un po' a, come dire, a lasciare andare, invece bisogna sempre stare attenti che alla fine non è mai detta l'ultima parola. Ultima partita del video di oggi, siamo contro una torre della principessa normale, quindi molto buono per me, così il mio barile goblin fa un po' più che un singolo colpo. Vedete, qui ha giocato la tornado ma non arrivano ad attivarsi la centrale, quindi lui non solo spreca 3 ma si becca anche un sacco di danni, quindi ragazzi se avete il barile la prima volta, finché non siete sicuri che lui non abbia la tornado, giocatelo sempre in quel punto lì. Lui mi gioca il mortaio, parte aggressivo, io gioco per forza la veleno, non voglio rischiare niente che magari mi giochi qualche incantesimo. La veleno è una carta incredibilmente utile in un sacco di occasioni, davvero. Soprattutto anche con la cimitero, vi countera praticamente completamente la cimitero. Quindi penso sia uno degli spell migliori. Ok, mi gioca il principino, vado a colpirlo anche con il log, gioca l'abilità, ben giocata per lui. Gioco la principessa a destra e penso che non sia necessario giocare al... No, devo per forza giocare il cavaliere, qui ho fatto un errore io. L'ho lasciato entrare, ho subito un po'. Lui gioca il mortaio, io purtroppo ho giocato la game di Goblin un po' sprecata. Qui ho fatto un errore io. Non mi aspettavo un mortaio così in difesa. Soprattutto contro un Logbait non ha molto senso. Devo stare attento perché il prossimo mortaio, che se ce l'ha, sarà il mortaio voluto. Qui gioco ancora la velena, non voglio rischiare niente. L'ho piazzata un po' male dalla fretta di piazzarla. Sto un po' rischiando, adesso devo un attimo concentrarmi. Qui gioco mortaio e principessa dal ponte in modo da essere fastidioso. Lui me l'ha predicata col principino. Ottima mossa per lui. Qui gioco un log praticamente regalato. E adesso, per fortuna, io ho il cavaliere voluto per la sua. Per il suo mortaio, guarda, gli piazzo la torre inferno, non dico il predic, ma in questo modo non può giocare comunque il mortaio voluto. Qui vado di nuovo di principessa dal ponte perché lui ha la tornado, ma questo punto non so che la salita funzione. Qui gioco un log e gli scheletri, sperando che gli scheletri arrivino anche al principino, magari se lui non attiva l'abilità. Qui mi sono un po' perso e ha attivato l'abilità, gioco la mia gang di Goblin. Non so se giocare ancora la torre inferno dal ponte, giusto per essere noioso, ma sì, la gioco perché no, anche perché così li blocco la fenice e così non può andare di cimitero, è costretto a usare la veleno in modo che non la usi la mia principessa. Io continuo a tenermi nel frattempo il cavaliere voluto perché se lui dovesse avere il mortaio, col cavaliere voluto esatto posso tankare. Quindi me lo rigioco e a questo punto lui gioca la tornado sperando di portarlo dall'altra parte, ma non ci riesce. Quindi a questo punto, sì, il mio cavaliere nel frattempo si connette anche a destra, rischio quasi di prendergli la torre di destra prima. E adesso penso che veleno e log, non so se a questo livello basta, ma spero di sì. Vittoria, perfetto. Ok, spero vi sia piaciuto il video ragazzi, questo è il primo video appunto che faccio live anche in italiano, se vi è piaciuto per favore mettete un like e iscrivetevi al mio canale, questo è di nuovo il deck, ve lo rimetto, grazie ancora del supporto e ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!